avventura, la tua prima avventura da allenatore, quale emozione hai provato in questi giorni? Ma grandissima emozione, grossa responsabilità. Spero di inculcare la mia mentalità e di innanzitutto di partire col piede giusto, perché questo penso deve essere l'obiettivo di tutti, quindi massima disponibilità con tutti, però obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Senti, tu che conosci bene questa squadra, secondo te dove può arrivare ora, così com'è? Ma questa squadra ha grosse potenzialità, si è formato un bel gruppo, però dobbiamo migliorare in tante cose e spero di avere il tempo a disposizione per cercare di, come ripeto, di migliorarci sul campo e di inculcare una mentalità diversa, perché in queste due partite abbiamo peccato un pochettino di superficialità, quindi spero che queste due partite siano servite da lezione. Senti, non pensi che questa squadra contro questi avversari, dal nome modesto, perché hanno dimostrato i nostri avversari che solo il loro nome è modesto, insomma, abbia peccato un po' di presunzione? Cioè, Ma no, non peccato di presunzione, sicuramente ci sono state delle cose che non sono andate, forse c'è stato un po' di rilassamento una volta andati in vantaggio e questo non deve accadere, quindi la squadra deve essere concentrata per 90 minuti e portare il risultato anche a denti stretti a casa, che è la cosa più importante. Analizziamo un attimo questo Real Metauro, una squadra che tu non so se conosci, insomma, Sì, mi hanno detto qualcosa e abbiamo lavorato su come questo. bisogna scendere in campo, una trasferta che insomma è dopo due partite, un punto soltanto, ci vede quasi costretti a fare risultato pieno. Bisogna scendere in campo con la determinazione, la cattiveria giusta e fare soprattutto il risultato, che in questo momento penso che sia la cosa più importante, sia una cosa salutare. Quindi cercare di vincere con razionalità e con intelligenza. Ci saranno importanti cambiamenti nella formazione oppure insomma. Non ci saranno grossi cambiamenti di formazione, ma ci sarà un cambiamento tattico, per cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche di tutti i giocatori. Bocca al lupo. Crepi, grazie.